Attenzione, questo video contiene un sacco di spoiler. Uè ragazzi e bentornati! Di cosa voglio parlare in questo video? Come tutti voi ben ricorderete, l'Epic Games nell'ultima roadmap ci ha lasciato con un messaggio finale che sarebbe: infine stiamo preparando un'altra entusiasmante funzionalità che speriamo di lanciare questa stagione, in aggiunta a quanto detto sopra. Non siamo ancora pronti per parlarvene, ma poco prima dell'uscita prepareremo un post sul blog con tutti i dettagli, e credo proprio che sia ciò di cui andremo a parlare oggi. Tenete bene a mente che ciò di cui parleremo in questo video non ha niente a che vedere con il boss che rilascerà le armi mitiche, non ha niente a che vedere con tutto ciò che è stato detto nella roadmap, perché appunto è una cosa completamente separata. Quindi, oltre a tutte quelle funzionalità che ci sono state introdotte nella roadmap, ci sarà questa cosa di cui parleremo oggi. Tramite HiFireMonkey, un noto trapelatore di informazioni e leaks sia per quanto riguarda la battaglia reale che salva il mondo, ha scoperto nei file di gioco che è stata introdotta una nuova modalità, appunto chiamata i dungeon. I dungeon generalmente esistono già in molti giochi, quali Destiny, quali Warframe. Anche Pokémon, per esempio, ci ha fatto una serie apposta per quanto riguarda i dungeon. E sono generalmente delle attività separate dal gioco stesso, che è possibile ripetere più e più volte per ottenere delle specifiche ricompense, o in questo caso comunque delle ricompense tante volte. Questa scelta può essere molto interessante su Salva il Mondo, perché veramente possono sbizzarrirsi e fare centinaia di cose e gestirsela al meglio. Vi ricordo che ciò che è detto in questo video comunque potrebbe non essere accurato al 100%, anzi non è assolutamente accurato al 100%, qualsiasi video di leaks comunque non potrà mai essere accurato al 100%, in quanto comunque queste funzioni sono ancora in fase di lavorazione ed elaborazione, quindi molte informazioni potrebbero cambiare col passare del tempo. Comunque, sono sorpreso dal fatto che sono state trovate fino a 5 modalità di dungeon differenti, chiamate rispettivamente l'inferno, le cripte, la grotta, il labirinto e il cimitero. Praticamente un sacco di contenuti creati non si sa se proceduralmente oppure a mano. Se fosse proceduralmente, praticamente ci stiamo avvicinando a una nuova era. Se invece queste mappe sono entrambe fatte a mano, tanto di cappello. Ciò che possiamo sapere finora è che non potremo craftare le nostre armi in questa modalità. Attenzione, a differenza di Frostknight, ma identico alla mettiti in marcia, non avremo l'abilità di craftare le nostre armi. Ogni dungeon avrà bisogno di una chiave per accedere. Più precisamente, nei file di gioco sono state trovate 3 tipologie di chiavi differenti, nominate chiave d'ingresso nel dungeon, leggendaria chiave d'ombra e chiave d'accesso per il sotterraneo. Perché generalmente i dungeon sono ambientati in un luogo sotterraneo, comunque al chiuso, stanze al chiuso. Beh, inutile dirvi che avremo bisogno di queste chiavi per accedere a diversi dungeon. Quindi come si otterranno queste chiavi? Cerca nel cimitero la chiave di accesso al dungeon, elimina Husk per la chiave Husk, esplora per la chiave d'ombra. Quindi sono praticamente quest semplicissime. Per questi vari dungeon otterremo anche delle medaglie. In ordine saranno sotterranei piani superiori completati, sotterranei dei piani intermedi completati, i sotterranei più inferiori completati, un Keymaster Dungeon completato e quando finalmente avremo sconfitto il boss, che vi ricordo non ha nulla a che vedere con il boss che ci dropperà le armi mitiche di cui parlavamo nella roadmap. Sono due cose completamente separate. Comunque è stato trapelato che in questi dungeon, proseguendo, ci saranno delle trappole esplosive che avranno effetto su di noi. In ordine per icone sono la trappola per collasso del soffitto, quindi mi immagino qualcosa che faccia crollare il nostro soffitto, trappola rallentante per pavimento, quindi che rallenta noi, trappola frecce nascoste, addirittura ci arrivano le frecce addosso, la trappola della porta segreta è qualcosa di totalmente nuovo che non posso veramente immaginarmi, e la trappola per teletrasporto che immagino confonda le idee. Queste trappole in sostanza danneggeranno voi, non saranno fatte per gli abietti ma saranno fatte per noi. Comunque, oltre a dover stare attenti a muri, pavimenti, teletrasporti nascosti e tutto ciò che riguarda queste trappole, avremo delle challenge ulteriori. Ciò che sappiamo finora è che nelle cripte non potremo usare armi a distanza, solo armi da mischia. Nell'inferno le nostre strutture prenderanno danno costantemente, nella grotta la nostra cura sarà molto molto più debole e nel labirinto dovremo trovare il talismano per rompere la maledizione. Per quanto riguarda le ricompense in termini di risorse, ancora non è possibile sapere come pagherà effettivamente questo dungeon o questi dungeon, come pagheranno, se le ricompense ci incentiveranno appunto a giocarlo oppure no. Comunque, oltre a queste ricompense, diamo uno sguardo anche ai banner che sarà possibile ottenere da questi dungeon. Sono 6 differenti
standardi, tutti e sei praticamente saranno ottenibili in maniera del tutto differente. Infine è possibile dare uno sguardo anche alle quest che saranno disponibili con quell'evento, quali distruggi 50 urne in missioni dungeon completate, distruggi 6 spondi cristalli in missioni dungeon completate, esaurisci 6 rift dungeon in missioni dungeon completate, elimina 5 mutaforma sempre nelle missioni dungeon, elimina 5 mini boss, fatti colpire da una trappola con le frecce, completa 3, 6 e 10 volte le quest giornaliere dei dungeon, completa una missione nelle cripte dungeon, completa 2 missioni nelle cripte dungeon. E avremo queste varie ricompense come potete vedere. Vi ricordo che ovviamente queste caramelle serviranno per aprire il nuovo set che uscirà a brevissimo. Ci tenevo molto a ringraziare innanzitutto iFire Monkey ma anche Fort of Fans per questi leaks, perché grazie a queste pagine se io riesco a portare contenuti per quanto riguarda anche il futuro di Salva al Mondo. Comunque tutto sommato molto interessante questa cosa dei dungeon, e vi ricordo che comunque dopo questa stagione ci sarà anche l'evento natalizio, quindi avremo due eventi attaccati, senza contare comunque il nuovo set, le armi mitiche, il nuovo boss a Montespago. Insomma ci sono un sacco di novità, tutte quante in attesa. L'unico problema che probabilmente a molti players scoccerà è che queste novità non le abbiamo subito. È vero che su Salva al Mondo le cose interessanti arrivano sempre nelle patch 0.40, quindi ci toccherà aspettare come sempre, però allo stesso tempo non possiamo neanche lamentarci, in quanto comunque Salva al Mondo è in continuo sviluppo. Certo, un po' rilento, però quello non possiamo farci nulla. Ragazzi, io vi ringrazio di aver guardato questo video, vorrei sapere anche voi cosa ne pensate su questi dungeon. Li avete giocati su Destiny, su qualsiasi altra piattaforma che abbia ospitato dungeon? Insomma, sono tantissimi i giochi che ospitano queste modalità. Se volete supportarmi come creatore, per farlo vi basterà inserire Kino TV nell'item shop di Fortnite. Io per oggi non posso fare altro che salutarvi, ricordate che noi ci vediamo domani. Bella bella!